Col sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sindaco, Buonasera, eccomi. Buonasera, buonasera, buonasera. grazie innanzitutto per essere qui al Velo del Calcio questa sera. So che era impegnatissimo, noi la ringraziamo in prima persona. Grazie. In particolare volevamo conoscere la sua posizione in questa situazione che si è venuta a creare in Italia da parte appunto del Napoli. Guardi, innanzitutto trovo assolutamente impensabile che si possa vincere a tavolino una partita di questo tipo e quindi credo che la Juventus avrebbe dovuto avere ben altro atteggiamento perché il Napoli non è potuto partire perché un'autorità sanitaria, nello specifico l'ASL, ha imposto determinate Non è vero. prescrizioni che se si eludono ci sono responsabilità anche di natura penale. Quindi io credo che non c'era alternativa al fatto che il Napoli doveva restare qui, eccetera. Poi c'è un fallimento complessivo, questa è la mia opinione personale, perché insomma, se arriviamo a questo caos, che da una parte c'è l'ASL, da una parte c'è la Liga, c'è il Napoli, la Juventus, il governo diviso, vuol dire che c'è un'approssimazione che preoccupa complessivamente. Quindi mi auguro che la partita si possa rifare, che non ci sia ovviamente una vittoria a tavolino perché non ci sono proprio le Quindi la posizione è chiara, lei dice il Napoli ha fatto bene a non partire. condizioni. Non poteva fare altro, non è che ha No, fatto non è bene il vero. Napoli, non Beh, poteva fare non altro è perché vero. l'ASL Sindaco, non è così. C'era anche il penale, non Sindaco, doveva non è partire. Allora, tutti così. insieme, per favore, ma Sono Resco sconcetti, mi scusi. Abbiamo appena finito di parlare con il dottor D'Amore, che è il direttore dell'ASL. Il quale ci ha spiegato in modo nitido, netto, a propria domanda precisa, che lui ha imposto l'isolamento, come si chiama? Fiduciario. Fiduciario, ma non ha assolutamente detto a Napoli di non partire. Cioè non ha Sì, ma il obbligato. sindaco è stato No, un non ex gliel'ha magistrato, lo sa di più di questo signor D'Amore, Mario. Ma che c'entra? Ma Lui stava. Se non, il sindaco ha detto che il Napoli non poteva fare altro perché c'era stato Esatto. una cosa dell'ASL, un'imposizione dell'ASL. Questo è Non è stato vero. smentito dall'ASL. Dall'ASL. È tutto qui. Ho capito. Ma non è proprio Se c'è così, perché nel penale. momento in cui viene dato l'isolamento a determinate Non persone, puoi come tutti partire, non sanno, ti puoi tranne muovere. che per i calciatori, e qui viene la contraddizione che io ho denunciato già da diverse settimane, chi ha contatti diretti con un positivo deve stare in quarantena. Siccome non credo che i giocatori si allenino a distanza e siano lontani gli uni dagli altri, c'è una vita comune, io penso che questa contraddizione va Ma c'è eliminata. Per i giocatori quel devono valere le stesse regole che per i cittadini, perché il No, virus non è che fa ancora no. distinzione. Questo Il però è un errore è altro stato discorso. fatto a monte prima, poi voglio dire, sicuramente sono stato il primo a sottolineare che anche quello che è avvenuto con l'ASL, insomma, Benissimo, a merita monte un prima, ma andrà approfondimento, tolto ma il questo è un penale. altro tema. Io credo che Napoli, di fronte a quel tipo di provvedimento, non aveva in quel momento altre alternative, comunque la partita a tavolino non si vince, perché se fossi stato nella Juventus avrei detto, secondo me avete sbagliato, ma la partita va rinviata. Ecco, questo è Sì, un altro discorso. ma che va, si va al TAR Però, addirittura. No, non Sindaco, si può andare al con TAR per questo. quella che è la sua osservazione, mi sembra chiaro che ci sono due aspetti. Uno, che il protocollo vada rivisto, indubbiamente. Due, che se equipariamo i calciatori ai cittadini, il campionato di calcio lo fermiamo. Perché non è No, non che. è così, guardi, noi non possiamo distinguere i calciatori dai il virus, non è che, Insomma, voglio no, dire, se ci appunto, sono noi fermiamo persone il con campionato di OTC calcio. o calcio, no, non è così, si fanno Perché? i tamponi più spesso, si fa una prevenzione più forte e se capitano dei positivi giocherà la squadra della primavera o giocheranno altri se vogliamo continuare il campionato, altrimenti il campionato non si gioca, ma non si può creare una corsia preferenziale per i calciatori rispetto ai cittadini, perché se siamo in pandemia sanitaria. La pandemia sanitaria vale per me che faccio il sindaco, vale per il Sì, giornalista, vale per il però è calciatore, stato, no, no, vale no, per l'amor per di Dio, però è stato stabilito già un criterio dal governo, cioè non Esatto. certo, È diciamo, dalle stato società di firmato dalle calcio, società. che c'è una strada diversa rispetto ai cittadini, per il semplice fatto che fanno tre tamponi a settimana, cioè Ma comunque. qualcuno mi vuole spiegare perché se una persona entra in contatto diretto con un positivo, deve andare in quarantena in attesa del tampone. Se è un calciatore, no.
Io sinceramente pensavo di firmare questo protocollo Io sono sorpreso anche del fatto di pagare il 43% delle tasse, ma le devo pagare. Cioè, appunto, il protocollo non è stato deciso alla vigilia di Juventus-Napoli, è stato deciso 4 mesi fa. Per cui oggi questi dubbi perché esplodono prima di questa partita? Cioè, il protocollo è stato firmato anche dal Napoli all'unanimità. Io ho detto un mese fa, guardi, io per me Juve Napoli è il fallimento del calcio in qualche modo, come è andato a finire. Quindi no, questo siamo d'accordo. Questo è vero, non funziona nemmeno il tifoso di uno stato, questo è il mio pensiero, per me ne possono andare anche di più, perché se vanno migliaia di persone ogni giorno negli aerei, nei mezzi pubblici, nelle metropolitane, nelle fumate, nei treni, in mezzo alla nelle strada, scuole, non riesco a capire perché in uno stadio come quello del Napoli con 70.000 posti non possono andare 15.000-20.000 persone, qualcuno lo deve spiegare. Cioè, siamo di fronte a un momento... I calciatori viaggiano in aerei privati. Quindi c'è un'incoerenza, c'è un'incoerenza. È chiaro che è un momento difficile e vanno trovate le giuste misure. Quando io prima parlavo di Bacuni, scusami Claudio, non passa per imbecille, che parliamo solo dei giocatori di Bacuco e parliamo di altro. È così. Quando io parlavo di lacuna, quando è stato fatto questo protocollo, si è valutato che le ASL possono avere il potere? Sì, allora, sì. Se possono avere il potere in Napoli, sì, ma è stato delimitato questo potere. Quindi tu mi stai dicendo che è d'ufficio. No, scusami, perché questa è una cosa. Comunicazione. Adesso per la partita a tavola fare corso e la vince un'altra volta. In Napoli la vince, sapete, sicuramente. Ma perché stiamo sul Napoli? L'esempio è quello del Napoli, il Napoli Juventus. No, c'è l'esempio di Crotone Milan domenica, di del Milan la scorsa volta, del Sassuolo. Ci sono un sacco di contagiati. Scusami, ma comunque c'è il sindaco. Scusate. Prego, l'ultima domanda da parte di Ciccio Marolda. Sindaco, buonasera. Qua, secondo me è un problema di prevalenza delle leggi dello Stato su quelle che sono le norme di un'associazione privata. Per me non ci sono dubbi che dobbiamo vivere uno Stato di diritto. Ah, come no? Perché? Stiamo parlando di un protocollo fatto dal governo. E non significa che il protocollo fatto dal governo. Non è lo Stato, il governo. Quello è un protocollo. Poi c'è una legge che è convertita in legge, un decreto convertito in legge il 15 luglio del 2020, che dice che assegna alle ASL, ribadisce che vengono assegnate alle ASL le competenze di vigilanza e di protezione della salute. Quindi non credo che il protocollo possa andare al di là di questo. Sì. Tutti insieme perché è in collegamento telefonico non riesce a sentirci. Quindi Ciccio, qual era la domanda in definitiva, l'ultima? La prevalenza della legge dello Stato sul protocollo, esiste o non esiste? Ma non c'è dubbio, infatti qua qualcuno va a far prevalere come dire, quelle che sono le decisioni di un'associazione come può essere la Lega o la CGC rispetto alle regole. E quasi pure, diciamoci la verità, per dirla tutta, perché uno poi deve essere onesto, anche per come è stata diffusa, propalata, poi sì abbiamo letto i chiarimenti d'amore, tutto quello che volete voi, ma quello che è uscito fuori è che l'ASL in qualche modo è intervenuta spintaneamente per fermare in qualche modo la trasferta del Napoli. Allora noi dobbiamo capire un attimo come vogliamo proseguire questo campionato, perché casi come questi ne avremo nei prossimi giorni. Questo è un po' il tema. Io credo che per i calciatori debba valere la stessa regola delle leggi che valgono in questo momento per tutti, dettati dall'emergenza epidemiologica. Cioè, se c'è un contatto diretto con un positivo, si va in quarantena in attesa dei tamponi. Quindi non si gioca a pallone. Ritorniamo. Si fa e vince chi ha meno contatti. Perfetto, grazie. Grazie a voi, è un argomento appassionante. Peccato che non sto con voi, però ci vediamo. Alla prossima. La facciamo presto qui in studio. Grazie. Buona serata. Arrivederci, buona serata.